Nicki Minaj, lo scatto in latex e collarino manda in tilt Instagram. Nicki Minaj accende la già rovente atmosfera di Instagram alzando la posta in gioco. Quando Emily Ratajkowski si rotola negli spaghetti al ragù e Kylie Jenner si sposa con un'alpaca, arriva il momento di tirare fuori il body in latex con in collarino e stenderle tutte. Nicki Minaj, vecchie abitudini e nuovi album. Nicki Minaj non è solo una delle star più richieste di questo 2017, ma sta anche per rilasciare un album hip hop che, a suo avviso, cambierà tutte le regole del gioco. Dopo il grande successo di The Pinkprint nel 2014, l'attesa per quello che Nicki definisce già il suo più grande classico è alle stelle. Ecco spiegati gli scatti fulminanti che l'artista pubblica continuamente sul suo profilo Instagram, mantenendo l'ipe alle stelle. L'ultimo completino in latex, coronato da quasi 700.000 likes e una pioggia di complimenti, è arrivato insieme alla citazione di Boyz n The Hood di Eazy-E che ha mandato in visibilio i fan quasi più del collare e del body effetto corpetto da dominatrice. E mentre i suoi outfit si stringono e si accorciano, e il suo lato B aumenta, Nicki Minaj promette che il suo nuovo album sarà anche più profondo e di livello delle release precedenti. Questa mia fase sarà un milione di volte più epica di quella di Anaconda, ha spiegato la rapper, reduce dal censuratissimo video di Rack It Up con Yogotti. Penso che questa mia era musicale sarà la più memorabile ed impatto di tutta la mia carriera. Parole pesanti, soprattutto visto il fatto che la suddetta carriera conta ben 3 dischi di successo e l'indimenticabile collaboration con Ilon Eliasland e John Waters, The Creep, 100 milioni di visualizzazioni ad oggi. Nicki Minaj, ambizione come se piovesse. Nicki Minaj alza ancora la posta in gioco, e ci risulta quasi impossibile immaginare un successo più grande della sua celebre, chiacchieratissima hit Anaconda, che ha toccato senza difficoltà i 700 milioni di visualizzazioni. Di fatto, però, le informazioni su questo nuovo capolavoro in arrivo non sono molte. Perché Nicki ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario a comporre quello che diventerà un classico dell'hip hop o così dice. Non sto cercando di sbrigarmi perché non ho una deadline, e perché questa release, per me, avrà un grande significato. A questo punto della mia carriera devo produrre un classico. E poi ancora, non so a che punto sono. Non so se sono al 50, all'80 o al 10 della produzione. Domani potrei entrare in studio e rendermi conto che, di quello che ho fatto negli ultimi 6 mesi, non mi garba più niente. Dopodomani, invece, potrei rendermi conto che quello che ho fatto fino ad oggi è già perfetto così, e l'album sarà quasi pronto. C'è una strana bellezza in questo non sapere dove andrò a parare.